Minchia, piccio, è pazzesco. Onestissimo. 3, 2, 1. 1. 3. Mamma mia. Ciao ragazzi. Va capito che hai aperto il video per Ciccio Gamer. Minchia, un attimo per aspettare. Anche perché vi devo dire una cosa incredibile. Proprio non posso aspettare. Su Bulk è iniziata in anticipo la settimana del Black Friday. Anzi, del Bulk Friday. Come vedete ci sono sconti fino al 75%. Che altro ti devo dire? Clicca nel link in descrizione e compra tutto. Prima che sia troppo tardi. Perché mica l'ho detto solo a te. L'ho detto anche a tanti altri. Ci sono tantissimi prodotti e oltre a risparmiare voi, supportate anche me. E di questo ve ne sono sempre molto grato. Link in descrizione. Ancora una volta ragazzi, bentornati in un nuovo video. Tornato il lebbroso. No, sono andato di distanza e sarei tutto... Ma perché siamo qua oggi? Oggi c'era un'occasione che non poteva attendere. Certo! Infatti, come si potrebbe aver intuito dalla intro, siamo qui perché il buon Ciccio Gamer 89 ha già mandato di fare dei panini. I burger di Ciccio Gamer 89 con un poderosissimo paguro che tiene un dolce cheesecake che non ci ha mandato. Dolce che Ciccio Gamer 89, proprio lui, il capo branco dei paguri, questo bastardo, non ci ha mandato. Grazie Ciccio. Ma ci sarà il paguro? Vediamo. Il paguro c'è. Almeno il paguro il c'è. Il paguro c'è. Ovviamente c'è. Vi lasciamo il link in descrizione. Ma adesso andiamo a testare da noti critici culinari ed esperti di hamburger ovviamente i panini di Ciccio. Intanto vediamo cosa troviamo nella box. Non vi arriveranno così, vi arriveranno come ha spiegato lui nel suo video, quindi sono stacchi vostri. Noi li abbiamo messi all'interno della box per distinguere due panini che andremo a provare in questo video. Quali panini faremo oggi, Piero? Fuck. Il carbonaro è il... Pulled. Figa, due te ne dovevi ricordare. Cioè, mi ricordavo, che cazzo. Carbonaro e pulled. Arriva la box con un poster che, oltre ad avere un golosissimo Ciccio Gamer 89, vedi, lui è sopra perché sotto c'è il paguro, ma lui, essendo il capo branco, è sopra che veglia su noi paguri. Dietro, invece, abbiamo tutta la lista delle robe per cucinare i nostri panini. Non so perché mi viene in mente reggerlo come lo vuoi. Ci verrebbe proprio un dolce in questo panino. Peccato che Ciccio Gamer 89, con una patata, ragazzi, non ce l'ha mandato. Iniziamo da pulled. Partiamo dal pulled, dai. Allora, torniamo ai vecchi amori. Assolutamente sì. Le istruzioni per fare i panini sono scritte qui, quindi noi leggeremo e ci... 4. Boom. Calda una padella antiaderente. Poi versa il pulled pork per qualche minuto. Ma la devo scaldare intanto. Shit. Iniziamo dal pulled, che arriva in questa panetta. Sembra una panetta di fumo. Ma è pulled. Che è questo, pulled, è la porzione che va solo in un panino. Yes, in one paninos. Yes, of course. Quindi tutto sotto vuoto, chiaramente. Teoricamente queste sono proprio le ricette. Non le produce Ciccio, ma teoricamente sotto la supervisione del buon Ciccio. Tra l'altro, piccolo meme, te lo faccio in Sicilia. Cai che sono fatti alla cereale. Appunto, vai a nudo nella tua città. Penso che bisogna uscirlo così, zio, no? Lo apriamo. Dai, apri sto cosa e vai. Segnate qua e te l'ora per ne uscire questa palla. Non mi levo. Stop. E che minchia mi dai? Però che odore che sta uscendo fuori. Scusa, morire. Buono. Aspetta, aspetta. Minchia che profumo. Sì, sì, un bel odore di barbecue e pulled. Bello, okay. Bello. Ok, quindi toglilo dalla padella dopo che l'hai scaldato e ponilo in un contenitore a parte. Poi devi versare dentro al pulled la salsa barbecue e mescolarla. Ecco che adesso sta viva. E la versiamo nella ciotola, giusto, jumpy fuck? Intanto metti il pane nel forno. Ci arrivo a 250 gradi. Ma chi se ne fotte? No, però... Poi il panino viene una merda. Diciamo Ciccio si arrabbia. Schifo, ah, ma è chiuso con gli spilli. Cioè, se no ti esce. Ma c'è un motivo, ma basta fare le cose. Ecco, come ci sta? Lo apro. Tira forze. Visto? Ora gli spilli finiscono nella salsa barbecue e ce li mangiamo. Moriamo. Ma che già una bella intossicazione ce l'ho avuta. Aspetta, mi serve un cucchiaino per togliere tutta. Non lo sai perché sono stato male. No, non me l'hai detto. Poi te lo racconto. Voglio vederla subito. Vai, io ti verso la salsa sì, barbecue. Sì, sì, io direi che ci siamo, fratello. Ma dobbiamo assaggiare il pulled così nudo e crudo. No, sì. No, poi nel panino finale, perché poi non alteriamo. Noi siamo assaggiatori critici, quindi non siamo qui perché abbiamo una fame della Madonna e ho fatto gambe, quindi voglio dare immediatamente un morso al panino, ma solamente perché lo vogliamo assaggiare per dare una critica. Nella stessa padella del pulled pork, fai rosolare il bacon per circa 2-3 minuti. Mi piace. Bacon, perché così economia di padelle. Aziendale. Di padelle. Ma anche perché il bacon si può spendere il sapore. Il buon Ciccio ci ha omaggiati, dall'alto della sua benevolenza e carità, di diversi panini. Sono tutti locati col paguro, quindi questo è il poi pulled. Ovviamente, un'altra piccola cosa, tutti gli ingredienti sono marchiati, chiaramente. Sì. Cosa usare? Andiamo ad aprire il bacon, guardate qui che bello sto bacon. Beh, dai. È fatto in casa. Ma che, ma pare spec, raga. Palesemente spec.
Non lo so assolutamente. Frate, è spec. Te lo giuro su Dio. Te lo dico a Ciccio. Io non li so distinguere. Questo lo devo mettere. Intanto guarda il logo sul panino. Questo è figo. Carino, carino, molto carino. Quindi questo lo butto in forno così? Metti il pane in forno, toglilo dopo circa 5 minuti. Tienilo più o meno tempo a seconda della croccantezza che desideri. Così. Io lo toglierei comunque. No, se c'è scritto così lo dobbiamo fare come c'è scritto, cazzo. Mettilo là dentro. Ah, così. Perfetto. 5 minuti. Giriamo il nostro spec. Non lo so, zio. Senti l'odore. No, io non riesco a distinguerlo, spec dal bacon. Non è vabbè, lo faremo poi all'assaggio. Utilizzando la stessa padella del pulled pork, scalda a fuoco medio-basso l'interno del pane per qualche minuto. Poi lo dobbiamo aprire e quello facciamo. Farcisci il panino, condisci con la salsa e il cavolo. No, il cavolo però lo dobbiamo condire. Condisci il cavolo con un filo d'olio e un pizzico di sale. Sì, okay. Quindi mettilo in un'altra bowl. Ma sì, sporchiamo cose a minchia. Sale senza esagerare, che già è tutto grasso qui. Sale certamente. La puzza arriva. C'è un fumo allucinante qua. Apri un po' la finestra, bravo. No, vabbè, dovete vedere come sta aprendo la finestra. Così. Ho bisogno della mano. Basta sto bacon. Faccio spegnere. Ok, ora. Abbiamo cotto tutti gli ingredienti. Guarda, brother, lo impiattiamo qui che viene veramente laido e corrottissimo. Come Ciccio Gamer, che è un gran corrotto. Ci insegna. Il fatto, Murri, è che non ci sono scritte, tuttavia, gli strati da fare nel panino, capito? Uno strato. Se ci stai minchia, non uno strato. Come vanno messi gli ingredienti disposti all'interno del penis? Male, Ciccio Gamer 89. Ho lanciato! Ma non è che lanci il panino a terra! Guarda che io già ho una bella intossicazione e ce l'ho avuta! Ma tu non ci pensi che dopo 5 minuti a 250 gradi sia caldo? E lo lanci? Per fortuna avevo dei grandissimi broccoli in frigo. Sai che è stato dritto. E ci siamo ritrovati così, alle 12:30 con dei broccoli in mano. Però per essere crunchy è diventato crunchy, eh? Meno male, dai. Guarda che sono belli però dentro, una bella involatura del panino. Belli, belli. Di che sa? Di alcol, ma me l'ha detto Ciccio che va bene. Un po' di alcol. Vabbè, dai, per però conservarli. Quindi, cosa vogliamo fare? Base, io farei base di pulled pork. Con il sesso? Base di pulled pork. Cavolo. Bacon e poi sulla metà del panino mettiamo la salsa cetriolo. Assembliamo. Strato generoso. Posso dire che questo pulled pork è veramente too much per un secondo me panino. È per due, infatti. Ma Ciccio Gamer ha detto che è per uno. Madonna, Ciccio Gamer lo odio già, non ne posso più di lui. Perché lui ha fatto il paragone, è l'hamburger, mica voi dividete per un panino per l'altro. Quindi questa versione del pulled pork è per un panino. Così ha detto. Così ha detto. Io ero straconvinto che sono per due panini. Anche il cavolo, tutto il suo cavolo c'è a mettere, c'è una torre. Ciccio ci risponderà. Ciccio, facci sapere. Il bacon effettivamente è poco per due. E la salsa io lo sai che farei, la metterei qua, così. Così, vai, spalma la salsa tipo a Nutella. Perfetto. Allora, andiamo a dire. Chiudi. Buono. Piano, figa. Posso dire che però, raga, bello. Fallo vedere sotto. Raga, l'aspetto niente, niente male. Non è male, sì. Non è male. Sembra spaziale. Adesso lo tagliamo in due per il bene della scienza. Dobbiamo avere un bel mozzico di quelli giusti. Minchia, picciò, è pazzesco. Il pane sembra pure onestissimo. Ha un ottimo aspetto, molto invitante. Guardate qui che bellino. Ci siamo? Dai, 3, 3, 2, 1. 1. È buono. Nulla da dire. È buonissimo. Il mio stomaco sta avendo il cibo buono dopo 3 giorni che mangi in bianco e ti sei in bianco. Oh, è buonissimo. Pulled approvato, Ciccio. Ti sei salvato. Da 1 a 5 paguri darei... 4 e mezzo pieno, ragazzi. 4 paguri. Il pane è pure buono, bello morbido. È stra buono, cazzo. Ma adesso, Ciccio Gamer, sarai in grado di reggere il confronto con il carbonaro? Andiamo a vedere. Ho risposto Ciccio Gamer. Poco fa gli abbiamo mandato una storia. Lamentandoci che non c'erano... i dolci. Allora, devi dire a quel mongo strepitoso del tuo compagno Murri, glielo ho detto ieri, i dolci vi arriveranno in una box a parte. Vabbè. In più vi ho regalato anche un panettone a testa per Natale, per ringraziarvi del fatto che avete preso la box. Ingrati maledetti. Grazie mille Ciccio, grazie mille per i dolci. Ma domanda è, dove sono questi dolci? Saranno arrivati? No, ancora no. Mi arriveranno sicuro? A parte, sì. Dovete sapere che Murri fa una cosa. Quando gli arrivi i pacchi a casa, lui li prende e li lascia davanti alla porta. No, se sono cose edibili li mangio. Ma andiamo avanti, facciamo il carbonaro, non ci scasserà una mica. Intanto rivolgiti bene al fomoggiante. Grazie Ciccio per avermi seguito. Grazie Ciccio per avermi indicato i panini. Hakuna matata, ragazzi. Hakuna matata, ragazzi. Un cornetto, che paura.
Ovviamente per il carbonaro utilizziamo questo. E perché dobbiamo usare questo giallo? Picchio il ricordo all'uovo. Rosola il guanciale. Scalda una padella antiaderente. Rosola il guanciale per 2-3 minuti per farlo super croccantare, scritto tra virgolette. Una volta cotto, disponilo in un piatto a parte. Grazie. Comunque non era speck quello di prima, era bacon. Un po' strano, però era bacon. Si è capito subito dal primo morso. Questo si vede. Questo è il guancialotto. Guancialotto di Amatrice. Un bel guanciale, onestamente. Fammelo cialare. Non mi piccicare in faccia. Non te lo impiccio in faccia. Non sento un cazzo. Posso mettere già il bacon, il pane? No, perché dobbiamo cuocere l'hamburger 5 minuti per ogni lato. Quindi diventa 10 per il pane si fredda. Devi calcolare i tempi in cucina. Amore. Assolutamente, quello che dici tu per me, quello che dici tu è legge. Non puoi diventare uno chef se non sai calcolare i tempi. Sono d'accordo. Ma infatti io aspetto te. Guarda come sta sturando il cuore. È sparito il guanciale. Che cazzo è finito? Un po' troppo sottile per i miei gusti, Ciccio, però va bene. Sono d'accordo, però in un panino è stato sottile perché ti deve rompere. Sì, però guarda, sta sparendo. È perché è timido. Io non vorrei dire, Ciccio Gamer ha fatto un video per far vedere questo panino, questo è un dissing a Ciccio Gamers. L'hamburger l'ha fatto palesemente crudo. Anche a me non piace troppo cotto perché poi diventa stopposo. Ma infatti non lo farò 5 minuti per lato. No, lo devi fare 5 minuti per lato. Lo farò 2 minuti. Ma quando mai, compa, poi dentro... gli hamburger non si mangiano crudi al o al sangue. Chi cazzo te l'ha detto? Perché l'hamburger perché? È tritato. Giustamente. Sì. Quindi non è come la carne al sangue che dentro, diciamo, i batteri non ci possono arrivare. Nella parte esterna i batteri si depositano, quindi se tu fai la carne al sangue li ammazzi i batteri quando la vai a cuocere. Mentre nella carne macinata, tipo gli hamburger, mischi tutto. Quindi al cuore ci deve arrivare la temperatura, se no non ammazzi il batterio. Se tu non ci credi, porco due, sei un coglione. Mi piace questa libertà di pensiero che ha Giampitec. Se non ci credi, sei un coglione. È così. Poi ognuno ha chiaramente... Porco due, lo togli dal fuoco, questo cosa sta morendo. Siamo sempre a scolare una cuna matata foglio. Oh, dobbiamo ogni cosa che diciamo, dobbiamo mettere la cuna matata davanti. Dammi la cuna matata piatto, chiamo la cuna matata guanciale. Guanciale qua. Prendi la cuna matata guanciale. Posa la cuna matata pentola. No, prendi la cuna matata hamburger. Metti la cuna matata hamburger. Devo togliere gli cuna matata fogli. Lo sai che mio padre cuoceva gli hamburger con tutta la plastica. Quello è un errore gravissimo. Cioè, e io per anni ho mangiato gli hamburger. Murri, per anni ho mangiato della plastica. Hamburger all'etanolo lo mangiavo. E dicevo, scusami, ma perché non togli la cuna matata foglio dalla cuna matata burger? E diceva, perché così ce n'è una matata plastica che ci finisce dalla cuna matata pancia? Nana mi ha insegnato una cosa. Chi è Nana? Uno famoso su TikTok. Che in realtà gli hamburger, la carne, eccetera, è una cazzata che va flippata una volta sola. Va flippata tutte le volte che vuoi. L'importante è che poi arrivi a cottura sensata. Perché? Perché così fai fare la crosticina, ma non la bruci. Quindi arriva la temperatura sempre sopra e sotto, sopra e sotto. Questo sono d'accordo. Dopo che ti sei arrivati qui. Video assistant referee. Cioè, ecco un po' un tic, non lo so. Tu pensa io a firmare un contratto e allora è stato un piacere. Allora, avvocato, grazie. Stavolta lo prendi tu. Andrei ad aprire la carbocrema e vorrei sapere se la carbocrema è stata pastorizzata però dal Ciccio Gamer. Allora, la carbocrema va messa poi in crudo. Va messa così, ma sai che è una tipo una riscaldatina, no, gliela darei. È così, compasa. È pastorizzata sicuro. Diarrea, vomito, no, febbre. Basta, ripeto, basta. Febbre sicuro. Toglilo, toglilo. Perché non lo togliere io? Era già caldo. Compa, è freddo. Ma ammazzati, allora mettilo là. Doppio folpl, hai visto? No. Compa, te lo sai sminchiare sto hamburger? Qua si vede molto bene il simbolo del Ciccio Burger rispetto a... bello, bello. Infatti con questo ci facciamo la copertina del video. Bene. Ok? Io per posto devo mettere una hamburger. Cioè io sono senza parole. E adesso andiamo all'assemblaggio. Nel frattempo decidiamo gli strati. Allora mettiamo hamburger. Bacon. Anzi no, hamburger. Pecorino sull'hamburger che si strugge. No, mettiamolo ora. Pecorino romano. Io lo rimetterei in padella. Lo chiuderei. No, a posto. Quindi pane, hamburger, a carbocrema. Che è un po' densa. Ma adesso con tutto il calore si dovrebbe struggere. Basta, in realtà è finito. Bacon. Ah vero, manco bacon. Posso dire che sono panini davvero bello, goduriosi. Onestamente molto bello da vedere. Tagliamo il nostro panino per vedere lo strato. Però quando tagli il panino però non lo devi devastare, dai. Allora, hamburger cotto. Giusto. L'avrei cotto un po' di più. Giusto, giusto. Bello però, guarda che bella faccia che c'ha. Sì, guarda come esce la salsa tipo qui, come se fosse quasi una sorta di... coso. Che ridi? Cosa? Cheddar stavo dicendo. Ah, pensavo se stai dicendo squirt. Non si può lavorare con una persona così. Io però mi sono preso la parte del paguro, quindi sono più Hakuna Matata. Vai, panino di te. Tu sei Hakuna Matatoso. Dai. 3, 2, 1. Wow!
Buono, minchia. Mostruoso questo. Raga, lo devo fare a casa. Non abbiamo aggiunto sale, ma è sapidissimo perché la carbocrema sarà salatissima. Poi c'è il pecorino, che a me solitamente non piace, però è buonissimo. Ciccio, è fottuto, cioè, è una roba vergognosa, è buonissimo. Mamma mia, avvolgente, bello, saporitissimo, raga, bello raga, saporito. È buonissimo. Quegli ingredienti, nonostante siano, non arrivano surgelati, arrivano in fresco, quindi questo fa un po' la differenza. È mostruoso, la raga. La carne è buona, tutti gli ingredienti sono veramente buoni. La carbocrema, oh. Perché poi col calore dell'hamburger e del pane si scioglie. Tutto si amalgama meglio. Quindi è tanta roba, ragazzi. Veramente strabuono. A 5 stelle, una mandata, ragazzi. 5 paguri su 5. 5 paguri. Che dire, ragazzi? Avrei preferito insultare un po' di più Ciccio Gamer, però è veramente tutto squisito. E noi diamo a Cesare quel che di Cesare. In questo caso è Ciccio. A Ciccio Gamer con una mandata panino Ciccio. I suoi 5 paguri. Link in descrizione se volete comprarli anche voi. Sappi che me ne dovrei mandare tipo altri 50. Se volete vedere anche l'ultimo panino, cioè il crispy, non ve lo faremo vedere ora. Dovete andare sui nostri profili Instagram, ci sarà un reel.